Rana femminile che inizia con una serie mista con Sofia Zandona Agis Sandrigo, ranista per natura e per scelta, e si vede, ci dicono anche dal comparto tecnico che la segue, Elisa Costanzo, padovanuoto Rodigium, atleta del 2003, 3 anni più anziana rispetto alla Zandona, estroversa, che si allena sempre al massimo. Ecco le ragazze che vanno in fase di preparazione, qua c'è una concentrazione mista, imbarazzo. Le ragazze sono quasi pronte a partire. Da notare sempre questo aspetto, soprattutto nella categoria ragazze, qualcuna che gareggia con il cosiddetto costumone, qualcuna con il costumino. Ebbene sì, da lavorare un po' in fase di carico per le varie atlete, per esplodere al massimo delle proprie capacità. E poi una rana abbastanza ritmata, quelle delle due atlete. Comando però netto ai 25 metri. Per Elena Costanzo, che fa valere insomma una maggiore potenza. Era una abbastanza piatta la sua, se vogliamo, quasi vecchio stile, quasi anni 50. Sì, anche con una certa spinta in avanti che mi ricorda quella di metà anni 90, in cui si tendeva a cercare di uscire. Vittoria per lei nella prima serie in 40 e 25 sul 41 e 34 della Zandona. E ci prova ad esultare, poi scivola e ride di questo passaggio simpatico per lei, comunque una buona prestazione. Porta a casa quindi la prima serie, importante insomma riuscire a far valere la differenza di età. Però siamo già alla serie 3, qui abbiamo un ritmo quasi incalzante, oserei dire, esatto. Con Emma Simonetto, Linda Sanarini, Asia Maria Gherardo. Quindi 3 partenti per la serie numero 3. Schermo che verrà chiuso quindi in 3 riquadri, un po' di difficoltà quindi a seguire nelle serie. Ci hanno dato questa possibilità, no? Di vedere la mascherina classica, intanto gli atleti del GIS, di permetterci di adattarci alle immagini diverse con 2 atleti nella prima serie, 3 nella seconda e poi 4, lo standard di massimo livello. Per quelle conclusive, anche qua una bella differenza di età, si va dal 2004 della Simonetto al 2007, atleta giovanissima, la Sanarini. Solo 13 anni per lei. Costumino. Esatto, anche una fisicità che evidenzia l'età estremamente giovane della ragazza. Blocchetto con spoiler in alto a sinistra, diverso invece la condizione di partenza delle altre atlete. Un po' di tempi mangiati in fase di subacquea, bisogna fare molta attenzione, no? A rispettare le spinte delle varie fasi. Probabilmente anche le ragazze dovranno ritrovare un attimino i loro automatismi che sicuramente avevano prima dello stop, e sarà l'aspetto sicuramente un po' più difficile. Però devo dire che comunque hanno preso tutte con il massimo impegno questa manifestazione virtuale, e abbiamo visto comunque finora già delle ottime prestazioni. Esatto, Simonetto e Gherardo più o meno sulla stessa linea, si avvicinano all'arrivo e la vittoria va di pochi centesimi, 23 per la precisione, per Asia Maria Gherardo, atleta del 2006, porta a casa quindi la vittoria nella serie 3, come si evidenzia dal cartello finale. Ed ecco, senza non perdere ulteriormente tempo, ci troviamo alla serie 2, sempre mista. Qua si entra nel comparto a 4. Esattamente, con Giulia Maria Vedovato, Silvia Stanghellini, Elisa Spera ed Elisa Tecchio. Anche questa serie mista si va dal 2003 al 2007, differenza quindi estremamente marcata a livello di età. In fase giovanile anche solo un anno si sente parecchio. Quando si arriva addirittura a 4 anni siamo su mondi in genere radicalmente diversi. Stanghellini che entra e poi la Spera che si avvicina al blocco di partenza. Elisa Tecchio a chiudere il quartetto, una mistista la Tecchio, molto tecnica, e da questo probabilmente la scelta di andare sulla rana, lo stile che in genere richiede un apporto tecnico forse addirittura superiore rispetto agli altri. Non era il tuo punto forte, Matteo, quando facevi misti la rana, diciamocelo. Diciamo che è stata un po' a variazione d'età, nel senso che da bambino era il punto forte, fino a categoria ragazzi.
Poi il problema è che è rimasta uguale. Il resto è cresciuto. Il resto è cresciuto, quindi è diventato il punto debole. Soprattutto lo stile libero, poi ha portato a casa diversi titoli europei nella 4x2, no? Nel decennio d'oro della 4x2 italiana 2010. Quindi forse non è stato male mollare i misti per una rana carente. Eccoci comunque alla virata di questa serie 2 per le ragazze. Un campo partenti decisamente compatto, con tutte racchiuse in pochi decimi, da quello che il video ci lascia intendere. Ebbene sì, rana che sta avendo uno sviluppo notevolissimo, soprattutto in campo maschile. Il rapporto di Adam Peaty ha ristrutturato in assoluto quello che è il mondo del nuoto in generale. Vittoria della più anziana del gruppo, Silvia Stanghellini. 35-77 di tutto il rilievo. Ho visto recentemente una classifica delle migliori 20 performance mondiali all time dei 100 rana. Ah sì? 19 sono di Peaty. Ha messo un certo sigillo. Ah, devo dire che ha. E credo che siano le prime 18, un qualcosa di questo genere. Le prime 18 sono sue? Sono sue, sì. Non male, non male. Che poi oltretutto è stimatissimo da tutti, piace molto come ragazzo. Sì, sicuramente, devo dire, ha una bellissima immagine, deve essere veramente un bravo ragazzo, al di là delle prestazioni da campione. Finale categoria ragazze con Giorgia Tonazzo, Team Veneto, Sofia Conte, Idros Vazzola, eccola che sfila, e poi Cristiana Stevanato per Team Veneto, Stile Libero Preganziolle, Giulia Sartori, Idros Natatorium Treviso, grintosa e tenace. E dal massimo sempre in ogni occasione. Bellissima presentazione. E siamo alla prima finale per la rana, quindi la finale che assegna la medaglia virtuale di questo campionato. Si sente un po' di tensione. E in effetti devo dire che sì, l'avvertivano anche le ragazze guardando i loro sguardi. Il calcetto rana che viene effettuato prima della passata subacquea si è intravisto un attimo nelle immagini. E poi un grande ritmo, si parlava del rana pitiana che impone proprio il ritmo e la frequenza come must assoluto, insieme ovviamente a una forza che nel suo caso è spropositata. Campo estremamente equilibrato con Tonazzo e Conte più o meno sulla stessa linea. Andiamo a vedere chi riuscirà a spuntarla nella fase finale, ed è proprio la Tonazzo, Giorgia Tonazzo, che chiude in 35-01 sul 35-25 di Sofia Conte, e chiudere Stefanato e Sartori. Una bella finale, devo dire, questa prima della rana. Un po' il leitmotiv di questa manifestazione, c'è una grande competitività in campo femminile tra le ragazze soprattutto. Mi sembra di capire, perlomeno nelle prime gare, un campo raccolto con belle prestazioni tra le più giovani, e sì, si perde un po' questa diciamo lato competitivo salendo di età, che invece trova maggiore densità tra i maschi. Quando si sale di età poi si spinge. Sembra quasi, esatto, una bilancia che cambia il contrappeso sull'età e sul sesso. Juniores la Zecchinato e poi Maria Tessari per Sporting Club Verona, che entra come seconda. Anna Bizzotto, Padova Nuoto, con Selva nello nuoto per Gaia Maragno, invece atleta dell'Antares H2O Castelfranco Veneto. Anche per loro gli attimi di tensione che precedono il via, classica fase di abbandono i vestiti per mettermi in tenuta completa. Un'ultima messa a posto del costume, come di rito, e poi un minimo di stretching e siamo pronti per, esatto, partire. Esatto, anche due pacche sulle gambe in questa moda che è stata sdoganata a livello assoluto da Cesar Cielo, il primo a darsi delle pestate notevoli prima del via. E i maschi adesso gareggiano con dei bei pettorali rossi dalle manate che si danno. Ben scaldati. Senza corsie, in basso a destra, invece assetto più da gara. Questo non limita però l'azione della ragazza che è lì per cercare una vittoria tra le juniores, due atlete più o meno sulla stessa linea, Maragno e Bizzotto, e vediamo la fase finale con Bizzotto. Anna Bizzotto, 33-79, sale sulla corsia, prende piena soddisfazione e l'esultanza per lei su Gaia Maragno,
discreti tempi, 33-79, 33-98. Dicevamo della rivoluzione a livello mondiale in campo maschile, ma in campo femminile noi abbiamo avuto del buono, soprattutto tra le donne nella rana ultimamente, eh. Devo dire che l'ultimo campionato mondiale ha portato delle grosse soddisfazioni in campo femminile sulla Ebbene rana. sì, è diventata probabilmente adesso lo stile più competitivo in assoluto, la rana femminile, ci sono Credo tre che proprio atlete. la qualificazione olimpica sarà quasi un'Olimpiade in sé per le Esatto. italiane, per riuscire a strappare il pass, perché ci sono tre ragazze molto vicine e due soli posti. Esatto, e con la Quindi. Pilato che probabilmente sarà l'atleta che avrà maggior beneficio da questo anno di blocco olimpico, perché ha un anno in più, così giovane, potrà costruire probabilmente qualcosa in più a dispetto delle altre raniste italiane. Comunque, finale cadette e senior con Laura Mazzotta, Idros, Alessia De Luca, Nottoli Noto 74, Emma Orian, Team Veneto, frazione di Rosà, e Martina Franceschini, Antares H2O di Monastier. E stiamo proprio vedendo quella che è la gara clou per Benedetta Pilato, dove ha fatto tremare la campionessa mondiale, primatista mondiale in carica la Ebbene, scorsa Lily King è estate. messa veramente a dura prova, ha fatto leva sull'esperienza per riuscire a tenere dietro la giovanissima atleta azzurra. Qua la rana è una rana di buon livello, quella che si vede da parte di tutte le atlete, buone spinte, buona coordinazione e soprattutto un campo estremamente compatto ai 25 metri, difficilissimo dire che riuscire a portare a casa la vittoria. Anche se sembrano andare lievemente un po' in avanti Laura Mazzotta e Alessia De Luca, che sembrano giocarsi la vittoria sul rush finale, con una Mazzotta che va a chiudere vittoriosa in 30-70, Dio non nulla, perché Alessia De Luca chiude in 33-79, quindi 9 soli centesimi per la medaglia d'oro. Esatto, vantaggio esiguo, bel titolo per Laura Mazzotta, su Alessia De Luca e Franceschini. Abbiamo età diversa da parte delle partecipanti a quest'ultima serie. Andiamo a vedere quelle che sono le classifiche generali della rana femminile con le ragazze, categoria delle ragazze vinta da Giorgia Tonazzo in 35-01, su Sofia Conte 35-25. E Cristiana Stevanato in 35-90, bel gruppo questo di raniste giovani venete, e poi Sartori, Speratecchio, Vedovato, Gherardo, Sanarini e Zandonà. Categoria juniors invece vinta da Anna Bizzotto in 33-79, al fotofinish con Gaia Maragno in 33-98, chiude il podio Alice Zecchinato in 35-57. Completano la finale Tessari e Simonetto. La vittoria tra le cadette non sfugge a Laura Mazzotta, 33,70, 9 centesimi meglio di Alessia De Luca, 33,79, poi Emma Orian 34,68, la Stanghellini e la Costanzo in quarta e quinta posizione, e vittoria isolata, era l'unica atleta seniores per Martina Franceschini, 34,26, che porta a casa il titolo atleta del 2000. Della tua gara, sei soddisfatta del tempo, ma soprattutto per ottenere questa prestazione, hai scaricato? Nel tempo non sono proprio contenta, anche perché non è il mio migliore. Sicuramente potevo fare meglio se non avessi scaricato così tanto, diciamo. Avrei preferito sicuramente fare meglio, però diciamo non potevo comunque pretendere troppo dopo tutto questo tempo senza allenamento. Felice di aver ripreso a nuotare. Com'è stato riprendersi da questo stop, tuffarsi in acqua per la prima volta, sia per l'allenamento che per le competizioni? Sono certamente contentissima di essere tornata a nuotare, perché dopo 2 mesi di lockdown comunque è stato difficile, no? Soprattutto perché io adoro stare in acqua e quindi è stata davvero una cosa bellissima poter tornare a nuotare, no? Subito quando mi hanno detto che saremmo tornati, che avremmo iniziato di nuovo gli allenamenti, proprio ero felicissima, non vedevo l'ora. Dai, raccontaci un pochino, quando ti hanno proposto questa iniziativa, a cosa hai pensato? Ti è piaciuto? Ti sei divertita a parteciparti? E cosa ti è piaciuto soprattutto?
Diciamo che all'inizio non ero proprio contenta di fare questa specie di gara, anche perché farla in piscina da sola, senza nessuno di fianco, era un po' strano. Però poi comunque quando sono scesa in acqua è stato lo stesso divertente, perché comunque ho avuto modo di provare a battere me stessa, quindi diciamo di sì. Chi è il tuo idolo? Dai, chi è l'atleta che ti ispira nelle tue fasi di allenamento e di gare? Chi ti piace di più e per quale motivo? Posso dire che io non ho idoli in particolare, diciamo che il nuoto in particolare proprio non è che segua tantissimo le gare, diciamo che il mio idolo è me stessa e cerco sempre di battermi e la mia gara è contro me stessa, cerco sempre di vincere contro i miei migliori e migliorarmi ogni volta. Entriamo nella rana maschile con la serie 3, una serie mista, atleti dal 2004 al 2006, con Tommaso Gaffo per il Padova Nuoto, al quale si chiede un po' più di cattiveria. Questo è, attenzione, eccolo che arriva. Chissà che non ce la faccia vedere oggi questa cattiveria. Piacerebbe molto trovarlo sempre ipercompetitivo. E poi Gianluca Toffan per il GIS, e Emanuele Rondanin che chiude la serie 3, invece lui è estremamente serio, così viene disegnato dai suoi tecnici, il ragazzo del Padova Nuoto, Rodigium. La rimancabile mascherina dei ragazzi del GIS di Piazzola sul Brenta, molto bravi in tal senso. Che ci ricorda insomma quello che è stato il periodo più difficile dell'Italia e in grossa parte anche del mondo degli ultimi anni. Ma direi dal dopoguerra in poi, probabilmente sì. Ebbene sì, e ci ricorda soprattutto perché stiamo facendo questo, insomma. Esatto, campionato regionale virtuale, atleti impegnati nelle proprie sedi e filmati e poi raccolti con un grandissimo lavoro da parte del Comitato Regionale Veneto, sia di acquisizione dei dati che di montaggio degli stessi. Nel frattempo siamo alla dirittura d'arrivo di questa prima serie dei 50 rana maschi, che si conclude con la vittoria di Manuel Rondanin in 35-17, lo vediamo decisamente soddisfatto, che regola proprio sull'arrivo Toffan in 35-20. Bella vittoria quindi da parte sua, un buon prima serie, la serie numero 3, con cui entriamo nel mondo maschile della rana veneta. Le donne ci hanno regalato grosse soddisfazioni, adesso vedremo se anche i maschi riusciranno a dare le stesse emozioni delle ragazze. Serie 2, Mattia Tirelli, Marco Tarzariol, Filippo Masine, Alessandro Testa, come recita il cartello. E qua abbiamo un intruso, se vogliamo, in Alessandro Testa, atleta super maturo, addirittura del 95, che si sta laureando al Politecnico di Milano, quindi è andato fuori regione per poter studiare, però non ha perso il vizio di nuotare e di godere di questi aspetti. E questo ci fa molto piacere, perché spesso e volentieri purtroppo capita che con l'arrivo dell'università i ragazzi vadano a smettere, il fatto che abbia mantenuto ci dà molta soddisfazione. Ebbene sì, credo che sia importante un po' per tutti i team riuscire ad avere qualcuno in squadra più anziano, che porti l'esempio, che sappia dare quell'impulso in più e che sappia anche raccontarti di quello che è importante, no? Allenarsi sì, però mantenere un impegno sullo studio, su quello che è il mondo post-natatorio, è un esempio da seguire con grande attenzione. La partenza dei ragazzi. Qua il gap è notevolissimo, addirittura 10 anni tra Testa e la coppia Tirelli-Masini, entrambi del 2005. Vediamo se sarà marcata la differenza, non sembra in realtà a vederli nuotare in acqua, sì, non c'è proprio quel campo compatto che abbiamo visto nelle serie poi più uniformi, però sì, neanche questa distanza abissale. È vero, sembra avere una marcia in più Marco Tarzariol, che in effetti va a chiudere già la competizione in un ottimo 31-23. Ebbene sì, chiude, si tocca il petto. Molto soddisfatto. Sì, molto soddisfatto, saluta. Buono il suo tempo, bella la sua nuotata, devo dire, non male. Non male. Questa è la classifica della serie 2, poi li troveremo nell'ordine corretto, nel riepilogo generale a fine della rana maschile.
Però intanto vittoria in questa serie in attesa delle finali da parte di Marco Tarzariol. E poi la finale, ragazzi. Andiamola a vedere con grande attenzione. Leonardo Bianco, atleta del Padova Nuoto, Enrico Lazzarin per Idros di Vazzola, Federico Rizzardi, Team Veneto di San Donà e a chiudere Francesco Toniolo, Team Veneto anche lui, però della sezione di Cittadella. Vediamo scendere in vasca gli atleti. Si nota sempre questa differenza di espressioni. Ecco, qui li troviamo tutti piuttosto divertiti. Va bene concentrati, ma con un fondo di ilarità. Sì, mi sembra che abbiano capito in pieno quella che è l'iniziativa, no? Ovvero la possibilità di gareggiare finalmente e come prova senza però essere, diciamo, corrosi dalla tensione. Esatto, che sarebbe l'aspetto poi sempre più bello. Alla fine è un gioco e deve essere un momento divertente. Ma siamo quasi pronti a partire. Categoria ragazzi, oramai da diversi anni la federazione ha isolato in questo gruppo in campo maschile 3 anni di nascita, dal 2004 al 2006, per questa stagione in corso, per cui un po' di differenza che si vede senza ombra di dubbio, sia nella fisicità che nel tipo di nuoto, spesso anche nei risultati, perché 2 anni di differenza, appunto 2004-2006, sono un segno evidente, sono un limite piuttosto grosso da colmare. Soprattutto in quella fase di età. Esatto. E poi vittoria nettissima in corsia 4, ovviamente, nella finale ragazzi con un pregevole 28,93 di Federico Rizzardi, che è pluricampione italiano dei misti, molto forte e campione anche 100-200 rana, era il favorito d'obbligo, ce lo diciamo, Ce e lo non ha diciamo. tradito. Diciamo che in lui il blocco, perlomeno a livello di comparazione con i pari età in regione, non ha presentato particolari problemi. Finale juniores, Francesco Visentini per il team Veneto Preganziol e poi Cesare Busatta, Idros Oderzo e Marco Menta, team Veneto Centro Nuoto Reodà, un talento naturale, così viene disegnato dai propri tecnici, e a chiudere Filippo De Meneghi per il Zeus Lab Montebelluna Nuoto. Anche in questo caso ci auguriamo sicuramente una finale piuttosto compatta e i ragazzi sembrano piuttosto in forma per il momento. Senti, mi fa sorridere la descrizione di Filippo De Meneghi, che viene definito come un ranista a distanze lunghe, e fin qua ci siamo, e acque libere. Arana? Appunto, è questa la domanda che mi sorge. Potrebbe lanciare la traversata dello stretto di Messina Arana. Comunque io adoro le acque libere, Tommaso, Marco Matteo, Tommaso. adoro le acque libere, devo dire che è stata una scoperta di tarda età, over 50, e la competizione in acque libere rimane uno specchio importante da seguire un po' per tutti. Credo che anche i ragazzi farebbero bene, indipendentemente dalle loro caratteristiche, ogni tanto gareggiare in mare perché è proprio bello. È un aspetto completamente diverso, ovvio. Ovviamente. Spazio alla competizione, campo estremamente compatto, livello notevolissimo da parte di questi ranisti, un particolare sull'atleta in corsia 6 che poi va a vincere. In alto a sinistra, Francesco Visentini, 28,56 per lui, e poi esultanza anche se contenuta, divertimento, quello mi sembra garantito dal suo sorriso, però un bel impegno agonistico, Un bel diciamo. impegno, è una finale bella combattuta perché comunque Marco Menta 28-88 e Filippo De Meneghi 29-86, quindi ben tre atleti sotto i 30, non è assolutamente male No, no. nel frangente. Risultato non trascurabile mentre si entra nella finale cadetti e seniores con Stefano Finotto, Tobia Svaldi, Enrico Capodaglio e Jacopo Stefanello. Beh, qua c'è decisamente del buono con gli atleti più grandi che hanno anche altri impegni di Svaldi, si dice studio e serietà sempre presenti. E questo magari toglie qualcosa dal punto di vista della preparazione, potrebbe togliere, però è importante, come abbiamo detto prima,
riuscire a focalizzare su quelli che sono i propri obiettivi reali dell'esistenza, accompagnato dal tecnico Stefanello, va verso il blocco di partenza, un supporto morale aggiuntivo. Di Svaldi parlano di maturità in vista, probabilmente nel frattempo l'avrà già fatta, sicuramente anche quello è un altro aspetto molto particolare in quest'annata, per come ha Sì, dovuto anche perché svolgerla. oltretutto io ho avuto una figlia che ha fatto la maturità Ah, quest'anno e giusto. delle incertezze generali, quella dello studio e della maturità o degli esami in terza media per i più giovani è stato sicuramente un componente aggiuntivo, non da poco, anche perché le indicazioni sono arrivate all'ultimo, un po' come in Un tutto, po' come in diciamocelo. Con tutto. questo nessuna novità. Il governo no, non ha brillato in questa fase per organizzazione. Sebbene le difficoltà, insomma, del momento fossero quanto mai chiare. Grazie del suggerimento. Ma siamo addirittura d'arrivo per questa finale, se senior e cadetti insieme con Svaldi che va a chiudere in un 30 netto. Peccato non aver abbattuto il muro, quel solito centesimo Ebbene poteva sì. essere notevole. Ebbene, ti rimane sempre qua quando chiudi Un allo 0-0, 0-0, sì. eh? Ti rimane proprio qua, in fondo alla gola, una sorta di uovo sodo che non va nessuno giù. Decisamente. Questo 99 fa sempre la differenza. Mi ricordo quando ero esordiente alla caccia del muro del minuto nel centro stile libero e non ce l'avevo fatta ai tempi, mi era proprio rimasto qua. 60-0-0. Classifiche, classifiche, non perdiamo tempo. 50 rana maschili con i ragazzi, la vittoria di Federico Rizzardi, tempo veramente notevole anche in relazione all'età, 28-93, su Francesco Toniolo, 30-80, e il migliore del 2006, che spesso viene collocata come categoria a parte tra ragazzi, la Zarin si chiude in terza posizione, poi Bianco, Masini, Tirelli, Rondanin, Tofan e Gaffo. Categoria juniores con un vincente in Visentin in 28-56, ottima prestazione. Segue Marco Menta in 28-88 e Demeneghi in 29-86. Chiudono la classifica Cusette Tarzariol. Svaldi, Stefanello e Capodaglio, i rappresentanti della categoria cadetti in quest'ordine, la classifica dei 30-0-0 di Svaldi e 30-63 di Capodaglio, terza posizione. Per i seniores, invece, vincitore Finotto, argento per testa. Raccontaci un po' che cosa hai provato in questa competizione, ma soprattutto cosa hai provato quando hai potuto finalmente rientrare in acqua dopo questo lungo stop. Beh, sicuramente come tutti sono felice di essere tornato in acqua. È una sensazione che non provavo da molto e che mi mancava provare. E quali sono i tuoi obiettivi natatori a breve e a lungo termine? Obiettivi a breve termine, sicuramente c'è il Sette Colli ad agosto. E a lungo termine, più o meno a lungo termine, gli assoluti Open di dicembre. Raccontaci chi è il tuo allenatore e quali sono i vostri punti forza, perché è un lavoro di equipe quello che si fa col proprio tecnico. Allora, il mio allenatore è Andrea Franconetti. I nostri punti di forza sono la fiducia reciproca e la passione che entrambi mettiamo in quello che facciamo. Dai, dimmi allora anche in quale impianto generalmente ti alleni, hai sempre nuotato lì. Che cosa ti piace della tua società? Mi alleno presso la Stia Libero di Brianzol, nuoto qui da una decina d'anni ormai, quindi sono sempre stato qua. E la cosa che mi piace di più è la passione che ci mettono tutte le persone, tutti i componenti di questa società in quello che fanno.